sono sempre abbastanza esterrefatto dalla mancanza di assunzione di responsabilità, perché Matteo Salvini è nato a Milano, vive a Milano e va. Matteo Salvini è anche consigliere comunale a Milano da una ventina d'anni, fa politica da quando è nato. La Lega ha governato Milano per 20 anni, solo nel 2011 è arrivato Pisapia. C'è una legge che si chiama Bossi-Fini dal 2001, quindi se non ci sono i famosi requisiti, se gli immigrati entrano quando gli pare, è anche colpa della legge Bossi-Fini. Quindi prendiamoci intanto la responsabilità, poi cominciamo a parlare. La seconda domanda però non lascerei cadere neanche quello di... Vuole la replica di Russana però? Sì, prego. Però poi volevo dire una cosa anche a Speranza. Per par condicio. No, se da Milano filo immigrazionista... Immigrazionista! Allora, il reato di immigrazione clandestina nel nostro paese non esiste più. Continuiamo a illudere la gente, no, che sbarca ogni giorno, che c'è posto per tutti. Illudiamo l'Africa. Facciamo sbarcare chi, come lo sgozzatore di Terni, no, era già stato espulso nel 2007, sbarcato con Mare Nostrum nel 2014 a Lampedusa, era in giro. Allora, Terni, sono contento che lei scopra Terni, perché lei dirigeva un giornale in cui Terni non esisteva, perché la Padania si non fermava esisteva. A un certo punto non con le previsioni esisteva. Del tempo. No, adesso esisteva. Avete scoperto che esiste l'altra metà dell'Italia, Casa Pound, le coste della Sicilia, eccetera. Quando dite queste cose dovete dire, prima di tutto avete governato 10 anni, secondo cosa fate per fermare l'immigrazione? Posso perché però, cosa fate? Andate aspetti, perché Boscari perché non la proposta di fare... Ma Mare Nostrum l'ha fatto il governo tecnico. Allora, Salvini ha fatto dai, un tweet giù, meraviglioso dove ha detto, io non gli... Allora, scusi Lussana, mi spieghi questo tweet di Salvini, test. Io li aiuterei, ma non li farei sbarcare, gli immigrati in mezzo al mare. Mi spiega come si fa ad aiutarli senza farli sbarcare? Gli si fa un corso partire. Di nuoto? No, lui ha detto in mezzo al mare. No, no, erano già in mezzo al mare perché erano 300 persone alla deriva. No, mi spieghi cosa vuol dire? Per te c'è posto per tutti. No, ma mi spieghi cosa vuol dire questa frase? No, no, allora, mi spieghi cosa vuol dire questa frase? Un po' di rispetto se non altro al cognome, insomma, essendo un da Milano, un po' di calma la dovremmo ottenere. Attaccato.